Ciao bambini, come state? Vi siamo mancati? Eccoci qui con una nuova leggenda. Io oggi vi racconterò la leggenda del ghiacciaio del Ruitor. Questo ghiacciaio si trova nella vallata della Twill, in Valle d'Aosta, e c'è una bellissima passeggiata per arrivarci. Magari potreste andarci quest'estate insieme a mamma e papà. In questo moltissimo tempo fa, in questa vallata, appunto nella vallata della Twill, c'era un bellissimo pascolo. Il pascolo è il luogo dove in estate vengono portate le mucche a pascolare per mangiare l'erba buona in modo che facciano del buon latte e del buon formaggio. In questo bellissimo pascolo c'era un grandissimo alpeggio dove c'erano centinaia di mucche ed erano tutte di un uomo. Questo pastore era un uomo burbero, cattivo, non voleva mai condividere le sue cose con nessuno, era interessato solo al guadagno. Aveva alcuni garzoni, alcuni ragazzi che lo aiutavano e li trattava davvero male. Lui voleva solo che lavorassero tanto e basta. Un giorno in questo alpeggio arrivò un vecchio signore, un vecchio viandante, vestito solo con un mantello, un bastone. Era molto magro, appunto anziano, e si avvicinò alla stalla dove i garzoni stavano mungendo le mucche. Bussò e chiese un po' di latte. Per piacere, ho tanta fame, tanta sete, posso avere un po' di latte? E i garzoni, conoscendo il loro padrone, non sanno che fare. Fatto sta che proprio in quel momento arriva questo vecchio uomo burbero, il padrone, e dice: cosa vuoi, brutto vecchio? Vai via. E lui dice: ma ho tanta fame, ho tanta sete, per piacere, datemi una scodella di latte, voi ne avete così tanto. E il padrone lo guarda con disprezzo, si mette a ridere e dice: piuttosto che dare il latte a te, loro preferiscono rovesciare tutto nel pascolo. Guarda i suoi uomini ed urla: quindi non avete sentito? Prendete tutti i contenitori del latte e rovesciateli tutti nel prato. I garzoni si guardano, non sanno cosa fare, pensano che sia impazzito, litri e litri di latte buttati così, persi per sempre. Il padrone si arrabbia: buttateli, ho detto di rovesciarli tutti! E così fanno. Per paura prendono questi contenitori del latte e li rovesciano tutti nel prato, tutti nel pascolo, che diventa tutto bianco per il latte. Il viandante guardò questo uomo e gli disse: ricordati di questo momento, ricordati di questi prati così bianchi per il latte, perché così rimarranno per sempre. Si girò e se ne andò. Il proprietario dell'alpeggio pensò che questo uomo, oltre che vecchio, fosse anche pazzo e disse ai suoi garzoni di continuare a mungere le mucche. Il bel sole che c'era stato fino a quel momento cominciò ad oscurarsi. Arrivarono delle nuvole, cominciò a scendere la nebbia e nonostante fossero in piena estate cominciò a nevicare tantissimo. Notte e giorno, nevicò per tantissimi giorni fino a che l'intero pascolo e l'alpeggio non ne furono interamente coperti dalla neve. E questa neve intrappolò al suo interno anche i garzoni, il proprietario dell'alpeggio e le vacche che si trovavano nelle stalle. Si andò a formare così il ghiacciaio del Ruitor, che ancora oggi esiste. Ma chi era quel viandante, quello strano uomo? Non era nient'altro che Gesù, che aveva visto che questo uomo era burbero, avaro, e voleva metterlo alla prova. Vedendo che nel profondo del suo cuore c'era solo cattiveria e odio, decise di punirlo. Ancora oggi, bambini, se si va sul ghiacciaio del Ruitor e si appoggia l'orecchio al suo ghiaccio, si possono sentire i campanacci delle mucche che erano state intrappolate lì nella staia centinaia e centinaia di anni fa. Questa è la leggenda del Ruitor. Spero che vi sia piaciuta e che magari un giorno possiate andare a provare anche voi ad appoggiare l'orecchio sul suo ghiaccio per sentire i campanacci. Ciao, alla prossima settimana!